Ciao ciao a tutti, ancora un video haul, ancora un bel pacchettone, stavolta da Bonprix. Mi è arrivata la mail, la newsletter con l'offerta del 15% di sconto su tutta la spesa e inoltre, vabbè, sempre qualcosa ho recuperato, circa 5 euro ancora con il sito di recupero cashback. Per cui lo sconto è stato abbastanza importante, visto che avevo voglia di comprarmi ancora qualche cosetta, così elimino cose vecchie che porto da anni, che cominciano a sciuparsi, a fare pallini, quelle cose lì, insomma, ho deciso di prendermi ancora qualcosina. E vado subito a mostrarvi cosa ho comprato. Qui magari poi vi metterò i prezzi, che fatico sempre a trovare, ma magari ve li scrivo come sempre qui sopra da qualche parte. E andiamo a vedere un po' cosa ho comprato. Allora, iniziamo dalla cosa più così. Io d'inverno, una volta portavo solo camicie da notte, anche d'inverno, camicie a maniche lunghe. Adesso mi sono abituata abbastanza ai pigiami. Per un po' non li ho portati perché io anche d'inverno ho caldo di notte e preferisco le cose a mezze maniche, le camicie da notte a mezze maniche o i pigiami a mezze maniche, ma non è che si trovino. Molto si trova la mezza manica nel pigiama col pantaloncino corto. Io invece preferisco il pantalone lungo, ma non trovo mai il pigiama col pantalone lungo e la maglietta a mezze maniche. Allora, finalmente ho avuto il lampo di genio qualche anno fa e quindi cerco di trovare solo pantaloni di pigiama e li trovo sempre a buon prezzo in Bonprix. E poi sopra gli metto una t-shirt qualsiasi. E così ho preso, visto che i pantaloni che ho di pigiama mi stanno abbandonando, si stanno un po' scolorendo, un po' smollando, ho preso la confezione da due pantaloni di pigiama, eccoli qua. E sono, questi venivano venduti appunto a gruppi di due, e sono un pantalone blu, leviamo la carta che c'è dentro, vabbè, la levo dopo. Un pantalone, e io ecco, poi non mi piacciono quelli che hanno il bordo alla caviglia alto in costina stretta, li preferisco un po' più morbidi o addirittura dritti. Questi erano così, col un po' di elastico al fondo, ma appena appena. Ecco qua la carta. Quindi un paio blu scuro, mi sembrano anche abbastanza lunghi, per cui bene per io che sono una cavallona. Un paio blu e un paio di questa fantasia bordeaux e rosa. Sono un bel cotone bello resistente, pensavo fossero più leggerini, invece è proprio un bel cotone che tiene. Mi sembrano belli lunghi, per cui direi che è un buon acquisto. Poi, da mettere sui leggings, io uso le maglie belle lunghe che arrivano a quasi non al ginocchio, ma insomma oltre la mezza coscia, ecco. Perché io trovo comodissimi i leggings d'inverno con i pantaloni, ma bisogna coprire un po' di rotolini, insomma. Poi è sempre meglio qualcosa che copra la mia età. E quindi mi servono maglie lunghe. E le trovo sempre abbastanza carine in Bonprix. Allora, ne ho diverse in fantasia. Ne volevo prendere e leggere, soprattutto le voglio. Non, il maglione pesante d'inverno proprio non fa per me. E al limite gli metto sotto poi un'altra magliettina o una camicetta, ecco. Quindi ho preso questa tinta unita rossa Babbo Natale, questa bella lunga, è un po' più lunga dietro questa, questo bel rosso corallo,
sopra un leggings nero fa il suo figurone. Poi, sempre, anche questa dovrebbe essere una maglia lunga, se non sbaglio, questo grigione scuro. Vediamo un po'. Sì, questo è un po' più pesante. Vediamo un po' com'è. Sì, anche questa. Questa invece è proprio... Ah, no, questa è fatta così, guardate. Mi sposto. Ha un incrocio qua sul davanti. È fatta con questo incrocio. Sì, è molto particolare anche questa. Carina. Beh, sì. Questa però è un po' più pesante rispetto a quella, ma comunque è maglia rasata, non è il maglione grosso a trecce per intenderci. È bella, mi piace questa. E anche, la trovo anche abbastanza elegante, mentre l'altra è più così da tutti i giorni. Poi un'altra maglia lunga. Eccola qua. Questa è il fondo, se non ricordo male, e appena riesco a strappare la confezione, ecco. Questa dovrebbe avere il bordo in fondo irregolare, se non ricordo male, vediamo un po', sì. Questa è nera con questi fiori, sì, fiori, sono farfalle, di un verdone scuro scuro, comunque è nera, ecco. E come vedete questa ha il bordo a fondo irregolare. Io queste le chiamo le maglie da strega perché hanno questo bordo frastagliato. Comunque molto carina anche questa. Mi sto rinnovando proprio. Alla fine io non so voi, ma quando devo fare il repulisti nell'armadio, mi dispiace sempre buttare via le cose, che poi non le butto via, ma le vado a portare, se sono ancora in buono stato, le vado a portare a un'associazione che è qui vicino a casa mia, che raccoglie appunto indumenti usati. Almeno so che vanno comunque a fare ancora un po' del loro lavoro, ecco. Non li butto proprio via, a meno che siano veramente conciati da far paura. Poi questo invece è un vestito. È un vestito. Dicevo, mi dispiace sempre un po' dar via le cose, buttarle via. È un dispiacere, ecco. Anche quelle cose dove non entro più, ci devo pensare tanto prima di eliminarle, però è un bel momento, bisogna, ecco, per far spazio poi alle cose nuove. Questo è un abitino con la mezza manica un po' a campana. Carino di Jersey è questo, è proprio bellino, adesso lo sto guardando bene, ha la manica, è semplicissimo, è scollo tondo, cerniera sul retro e ha questa manica a campana e poi sotto è un po' svasato, mi alzo così, vedete, immaginatelo bello stirato. Cerco di portare sempre vestiti con il sotto un po' a campana, ecco, come ho detto prima, un po' morbido in ogni caso, per coprire un po' i fianchi. Una volta ero snellissima, avevo i fianchi quasi inesistenti, invece adesso ho dei bei fiancotti. Per fortuna sono alta, comunque le gambe invece sono magre. Per cui maschero bene, però devo mascherare questi fianchi un po' importanti e i vestiti così vanno proprio bene. Bello, mi piace, bello sostenuto questo, poi questa mezza manica così a campana e anche abbastanza elegantino con gli accessori giusti, magari in argento sul blu stanno bene. Poi li proverò, vi saprò dire. E infine ancora un vestito. Questo invece è un vestito in maglia, vestito che però penso userò comunque essendo in maglia, a meno che non sia proprio bello lungo, adesso vedrò, da usare sempre sopra i leggings o su un paio di calze belle pesanti, coprenti. Vediamo un po', è un bordeaux, un color borgogna e ha questi ricami di fiori.
mi alzo sempre a questo, è molto semplice di maglia, sì, ma questo lo posso portare anche con le calze e gli stivali, perché mi arriva giusto giusto al ginocchio, quindi va bene. È una maglia morbidissima, anche le maniche sono particolari, sono fatte in questo modo, leggermente a campana anche queste, con questa specie di fascia sopra. Bellino proprio, carino, per le feste anche questo, il bordeaux ci sta bene. E sono proprio acquisti, sono molto molto soddisfatta, poi li indosserò, vedrò come mi stanno, poi indosso. Vediamo un po', in tutto ho speso 82,39 €. Sì. Era 96,93 il prezzo totale con gli sconti, 82,39 più il recupero di cashback. Io vi ringrazio per la visione, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!